Ok ragazzi, per preparare il maiale in salsa agrodolce, innanzitutto dobbiamo scegliere il materiale prima. Materiale prima abbiamo questo qua che è la lonza di suino. Ok, cominciamo a tagliare. Dobbiamo tagliare a striscette e poi tagliare a cubetti. Da come lo vedete, questo qua noi useremo l'onza di suino concerato. Una volta sconcerato un pochetto, lo tagliamo mentre è ancora concerato, che è più facile, perché una volta che è morbido è difficile dargli la forma, diciamo. Tagliamo striscia e poi cubetto. Ok ragazzi, una volta che abbiamo sconcerato questo, che adesso è morbido, una volta tagliato dovete farlo sconcerare e poi abbiamo questi ingredienti, cioè abbiamo questi qua, piselli, ananas e carota. E poi abbiamo qua un po' di uovo, abbiamo fegoli e patate, sale, vino cinese, glutamato e salsa agrodolce. Innanzitutto andiamo a condire la carne di maiale con sale, glutamato e vino cinese. E poi andiamo ad aggiungere l'uovo e andiamo ad aggiungere fegole e patate dopo. Ok, mescoliamo tutto bene. La quantità quanto basta. Questo qua serve, diciamo, la pastella per la frittura. Ok. La pastella deve essere abbastanza densa, che lo sentite. Adesso andiamo a friggere. Fate attenzione, dovete fare uno alla volta, cioè un cubetto piccolo alla volta, se no vi viene una focaccia tutta intera attaccata. Ok, cominciamo a mettere dentro olio. Assicurare che l'olio sia ben caldo. Momento frittura, abbassate il fuoco a minimo, così diciamo che ci avete più tempo. Ok, adesso lo dovete togliere da frittura, dovete girarlo un pochetto e poi togliere da frittura. Assicurarsi che sia ben cotto dentro. Usiamo fuoco basso, così diciamo piano piano si cucina anche dentro. Se usate fuoco alto vi bruciate fuori e dentro non è cotto, diciamo. Una volta che avete messo tutto dentro, adesso, tipo che avete girato 2-3 volte, mettete fuoco massimo. Togliete, diciamo, i pezzi della pastera in più, quelli senza carne, perché qualcosina è entrato. Ecco, il cuoco sta togliendo pezzettini, quelli di troppo.
Non so, io me ne mamma c'è un po'. Ok, una volta fritto, scolate tutto l'olio. Una volta che avete scolato l'olio, dovete mettere salsa agrodolce. Per la ricetta di salsa agrodolce potete vedere qua sotto video in descrizione, vi metto il link come si fa. Adesso mettete ananas, carota e piselli. Lo fate cucinare un pochetto così si, diciamo, rimane un po'. Guardate che bella cremina. Ok, adesso aggiungeteci il maiale pastellato. Lo girate un po', mescolate e adesso impiattiamo. Ok ragazzi, il piatto è pronto, andiamo a vedere. Ok, adesso andiamo a fare il solito nostro check-in. Eccoci ragazzi, sono le 10:30, quindi le persone non possono più uscire, quindi vi sono fatto sto video, diciamo, sono le 10, hanno cominciato a fare video e oggi ci mangiamo il maiale agroce. Innanzitutto andiamo a vedere se è buono o no. Molto buono. Diciamo la differenza tra maiale in salsa agrodolce e pollo in salsa agrodolce, qual è? Perché il maiale agrodolce si sente quella più consistenza, più durezza. Invece il pollo agrodolce sente più la morbidezza. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, se no non fa niente. Ci vediamo al prossimo video.